Siamo qui con Paolo Bonora, facciamo una pillola di tecnica. Ci siamo accorti che mano a mano sembra esserci più spazio, c'è più spazio fra la ruota anteriore e il radiatore, no? Si è come dimagrita la carenatura. Paolo, perché? Sì, avete l'occhio attento. Negli anni c'è stata un'evoluzione continua proprio in questa parte della moto. Si è cercato di privilegiare l'agilità della moto in funzione del commento dei piloti, che richiedevano di fare una moto che fosse più agile nei cambi di direzione e che permettesse magari di entrare in curva anche meglio. Se pensate bene, l'aerodinamica più efficiente possibile dal punto di vista di andare forte sul dritto dovrebbe essere una che copre e che sia a delfino, più a goccia, diciamo, a goccia, in maniera tale che sia che offra meno resistenza possibile all'aria che trova di fronte. Tuttavia, una carenatura di questo tipo talmente coperta potrebbe invece creare delle difficoltà nei cambi di direzione, perché non permette alla moto di fare un cambiamento del suo stato. Perché la moto, quando comunque viaggia in una specie di tunnel di aria, diciamo, no? Sì, esattamente. Quindi, per cercare di rendere la moto più agile nei cambi di direzione, come richiedono i circuiti di tutto il mondo, si è cercato di lavorare in questa zona, cercando di scavare il più possibile la parte qui sopra e la parte verso davanti dei radiatori, in maniera da rendere più facile per la parte anteriore della moto fare i cambi di direzione delle varianti. Questo comunque non è un'operazione semplice, richiede analisi a casa, in simulazione, e verifiche in galleria del vento. Perché? Perché si cerca sì di guadagnare in termini di agilità, ma non si deve perdere in termini di efficienza aerodinamica e di drag. Anche perché, diciamo, se si creano delle turbolenze, dopo questo si ripercuote anche su tutta la motocicletta. Assolutamente. Quindi è di fondamentale importanza, sì, andare incontro all'esigenza di migliorare la parte di agilità della moto, senza però andare a svantaggiare altri punti che sono molto importanti nel MotoGP di adesso, che sono la velocità massima e quindi l'efficienza in termini di penetrazione aerodinamica ad alte velocità, e in termini anche di distribuzione dei flussi per il calore del motore. Bisogna cercare di evacuare il calore del motore sempre in maniera efficiente. Grazie Paolo. Grazie a voi.